Spazio Interviste, le interviste di Diva FM con il personaggio del giorno, a cura di Guendalina Ferro. Un buongiorno a tutti da Guendalina Ferro. Oggi sono in trasferta ad Adria, nel Canal Bianco, vero Rudy? Certo. A bordo della La Bella Vita, tutto un nome, tutto un programma, Rudy, vero? Sì, siamo a bordo della Bella Vita, confermo. Rudy è vicepresidente della Sonautica ed è anche imprenditore, vero Rudy? Porti i turisti a navigare per il Canal Bianco e li porti anche in quel di Venezia, giusto? Assolutamente sì, siamo imprenditori di navigazione interna e dal circa 35 anni, 36 anni facciamo navigazione turistica, ecco, in tutto il Veneto. Io sono venuta a trovarti perché c'è una, tu lo chiami collo di bottiglia come problematica, ma io lo chiamo una cosa che è enorme, no? Nella sua complessità. Parliamo del ponte della ferrovia di Norge Polesine, che a voi dà delle noie del tipo perché è troppo basso. A noi di Villaggio Norge, dico noi perché essendo autoctona di lì, non si è mai ben capito perché le barche non passino, no? Cioè passano sì, ma quelle piccole, non quelle grandi. Di una progettualità che mi dicevi prima fuori onda, che attende da 55 anni. Però sai, te lo dico a titolo informativo, a Villaggio Norge per fare 800 metri di una strada asfaltata via Mariangela Marangon sono passati 35 anni. Ed è quella che collega la stazione di Rosolina, quella dei treni, fino a Villaggio Norge. Era una parallela in sicurezza per evitare praticamente che bici e pedoni facessero la via Fenilone, perché è molto trafficata e ci sono state anche delle morti. Ma torniamo al ponte. 35 anni per quella strada, 55 anni di un 55 ponte, anni per un ponte. Diciamo che il Polesine non ci sta dimostrando troppa velocità nel fare le opere in questo momento. Direi proprio. Ma qual è il problema dal punto di vista appunto di navigazione? Allora, guarda, io intanto ti ringrazio di questa intervista e ringrazio a nome di tutta la Sonautica Aquinterne Veneto Emilia e dal nostro presidente Luigi Duò, che sicuramente ascolterà sempre la trasmissione. No, volevo fare un attimo di percorso storico, perché la gravità del problema ha radici antiche. Prima ti dicevo, nel 1916 abbiamo trovato i primi documenti che rifecero il ponte in cemento. E stiamo parlando della Prima Guerra Mondiale, sì. Non scherzi. Sì, erano nel mentre, perché nel 15-18 erano nel mentre. Poi nel 1965 abbiamo trovato il documento... Dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ha ufficialmente... reso possibile l'accordo tecnico tra Stato, Regione, Ferrovie dello Stato e Ministero dei Trasporti. Due guerre mondiali, scusa, la butto un po' così in ridere, perché due guerre mondiali mica poco. A me fa piangere più che ridere. Sì, no, verità. Sto traumatizzando. Va bene, non traumatizzare troppo, perché il problema è importante. Certo. E ti sto dicendo appunto che il documento che abbiamo trovato, datato febbraio del 1967, dove appunto viene chiarito che il ponte di Norge in cemento doveva essere rifatto in ferro e reso sollevabile in un secondo momento. Abbiamo capito poi che questo secondo momento sta perdurando da 55 anni, quindi dovevano ben chiarire quanto sarebbe stato il secondo momento. Più vecchio di noi e vecchio quanto Radio Diva, più o meno. questa cosa è ancora più drammatica. No, va bene, comunque il collo di bottiglia, che è il termine tecnico fluviale che noi abbiamo dato al ponte, è un collo di bottiglia fondamentale, è gravissimo. Io come Unione Navigazione, che rappresento anche Unione Navigazione, sono più di 20 anni che ci lavoro per far sollevare questo ponte. E prima ti ho raccontato un po' la storia, che hanno rifatto la linea in classe quinta, hanno rifatto le conche di Brondolo, Cavanella d'Adige a sinistra, Cavanella d'Adige a destra, e c'era sempre questo ponte di Rosolina Norge che doveva essere sollevato. E poi avevano proposto di farlo in cemento, di rifarlo completamente, spesa di circa 27-30 milioni. Ci siamo un po' messi di traverso, perché era veramente un abominio spendere tutti quei soldi quando il ponte è già pronto, basta solo renderlo automatizzato, sollevabile. Oggi c'è un progetto in corso d'opera che si parla di 5 milioni di euro di spesa, e ringrazio l'assessore De Berti che ha reso possibile questo intervento, perché ha finanziato l'opera di innalzamento del ponte. Il problema è che il ponte ha delle lungaggini tecniche e burocratici che sono infinite. Oggi stiamo aspettando il foglio di carta che ci arrivi, che ci dia l'ok per dare l'affidamento di gara, per appunto avere l'azienda che inizia i lavori di sollevamento del ponte. Quindi stiamo parlando di un sistema, non stiamo parlando la politica c'è o la politica non c'è. Guarda, ma stiamo parlando di un sistema
elefantoico, esatto, posso dirlo. Come ti ho detto prima, non c'è nessun attacco a nessuna politica, perché in questi 55 anni potrete convenire con me che di politici ne sono passati di tutti i colori, quindi non ci deve essere, a parte il fatto che a Sonatica non si schiera contro nessuna, certo, politica, ma voglio proprio dire che è il sistema elefantiaco, proprio hai detto bene, veramente la parola giusta, è un sistema che è troppo complicato, troppo astruso, troppo lento, non possiamo aspettare 55 anni per sollevare un ponte che sta di fatto bloccando tutto il sistema fluviale del nord Italia. Vi ricordo che il porto di Chioggia si collega con l'interporto di Rovigo, l'interporto di Rovigo si collega con l'interporto di Mantova, a Valdaro l'interporto di Mantova si collega con l'interporto di Cremona, qui si sta parlando di una mobilità fluviale che è pazzesca, che potrebbe essere pazzesca, ma che di fatto si blocca in due punti importanti, il ponte di Norge e il ponte di Bosaro. Dobbiamo parlarne dopo la pausa musicale, Rudy. Va bene. Porta pazienza. Rieccomi di nuovo insieme a Rudy Toninato, vicepresidente di Assonautica, ma anche imprenditore, perché sono a bordo di una delle sue imbarcazioni che portano i turisti lungo il Canal Bianco. La Bella Vita, come si diceva prima, tutto un nome ma un bel programma. Sarebbe una bella vita, più bella, se domani mattina passassimo sotto il ponte di Rosolina Norge. Ma invece domani mattina, visto che il ponte di Norge non è sollevabile, dovrò prendere Porto Levante, uscire in mare e rientrare a Chioggia. Cosa c'è di bella vita in questa cosa? Che se domani mattina c'è il mare, non andremo in mare. Non andremo in mare, che dovremo aspettare il bel tempo. E questa cosa è qualcosa di drammatico, perché noi, va bene, noi facciamo turismo fluviale, racconteremo ai turisti che devono aspettare di avere le meteo marine corrette per poter appropinquarsi al mare. Certo, un turismo lento. Sì, forse molto un po' troppo lento. Non vogliamo che sia troppo lento. Certo. Però provate a pensare al trasporto merci di un certo tipo che deve per forza di cose avere dei tempi tecnici per portare merci da Chioggia, Venezia a Mantova, Cremona. Abbiamo bisogno di avere un ponte che si sollevi sempre, che si possa passare di giorno o di notte, che ci possa garantire la fruizione del territorio fluviale del Polesine, perché i primi a perdere per questo ponte siamo noi polesani, i primi che hanno perso per 55 anni la mobilità fluviale sono stati i polesani. L'interporto di Rovigo è tronco perché le merci non possono arrivare liberamente da Chioggia, certo, da Venezia. E mi dicevi che ci sono degli atti, appunto, prima, nella prima parte, anche fuori onda, mi spiegavi tecnicamente, no, che è stato costruito proprio per essere rialzato in maniera tale che le imbarcazioni passino. Sì, sì. Al di là del 1916, appunto, di quest'atto in cui viene citato, non è mai stato portato avanti, completato, però era nella progettualità proprio degli 80 anni, no? Da quegli anni. Dopo te lo giro il documento, ecco. Ma ti dirò di più, non solo hanno messo in capo la manutenzione ordinaria, straordinaria e quant'altro, ma il ponte che vedete voi oggi è il ponte che sarà reso sollevabile, quindi è stato costruito sollevabile. Esatto. Dovevano solo metterci questi quattro martinetti che spero per il 2022 riuscire a farli mettere. Abbiamo delle grandissime persone di Infrastrutture Venete che stanno seguendo la progettualità e i lavori, uno di questi è l'ingegner Fasiol e uno degli altri è l'ingegner Veronese, che ringrazio fin d'ora. Che da trovare, perché li conosco anche per altre sì, problematiche. Sono loro i nostri uomini di punta. Vero. Che stanno seguendo questi lavori e loro sono i primi che lamentano la difficoltà burocratica della gestione del sistema. E come dicevo prima, abbiamo una regione Veneto che ha spinto in tutti i modi perché questo ponte si sollevasse, quindi dal presidente Zaia, dalla vicepresidente De Berti, già anche gli attori del territorio, anche l'assessore Corazzari e quant'altri, abbiamo trovato sempre una strada spianata per far sollevare il ponte. Certo. Il problema è che anche loro, per primi, che sono i politici, dicono che i problemi non nascono solo qui nel Veneto, ma i problemi nascono a Roma. Abbiamo dovuto aspettare anni il foglio di carta da Roma di RFI che ci autorizzasse a procedere con il sollevamento del ponte. Io dico, in un sistema normale, in tutta Europa, una cosa del genere è inesistente, è impensabile. Certo. La viviamo in Italia. E noi operatori siamo un po' stanchi di dover aspettare tutto questo tempo. Dobbiamo avere veramente le cose fatte entro fine anno. Qual è lo stato dell'opera, lo stato d'essere del punto lavori? Lo stato del punto lavori è proprio sentito in questi giorni l'ingegnere Veronese, che stanno proprio aspettando l'ultimo documento tecnico per dare l'affidamento di gara. Quindi siamo proprio, io vedo la scritta traguardo, te lo dico. La vediamo, però non siamo sì, ancora. La vedo, però un conto è vedere il traguardo, un conto superare il traguardo. Cioè, il traguardo sarà quando con le barche passeremo sotto il ponte. Chiaro. Punto.
Quanto tempo necessitano i lavori da quello che ti hanno Allora, detto? i lavori, senza quello che ci hanno detto, dureranno dai 6 ai 7 mesi. Quindi se riusciamo ad affidare i lavori entro l'estate, vuol dire entro settembre, dico io, si potrebbe già parlare che ad aprile passiamo sotto al ponte. Io confido veramente iniziare la stagione 2023 passando sotto il ponte di Norge. Un bell'obiettivo dopo, soprattutto se si pensa a 55 anni. Dai, che ce la facciamo. Questa è la volta buona che ce la facciamo. Facciamo così, io ritorno tra una quindicina di giorni e raccontiamo ai nostri amici di Radio Diva qual è il punto della situazione, Ci se è sta. stato pubblicato Il il bando. bando. Farò un salto anche agli amministratori di Rosolino per capire un po' se anche loro fanno la loro parte, Ma inteso. guarda, hai toccato un tasto importante. Io faccio un appello radiofonico a tutti gli amministratori politici del territorio polesano. Vai. Aiutateci a far valere e a far vedere il valore del nostro territorio. Cioè, noi siamo quelli che ci lamentiamo sempre, ma facciamo poco. Lamentiamoci meno e facciamo di più. Iniziamo a battere i pugni sui tavoli giusti perché questo ponte, che deve essere un mantra, un messaggio importante di rinascita del territorio del Certo, che non Polesine. è il ponte di Villaggio Norge inteso solo per No, quella comunità, no. ma è di tutto il È il territorio. ponte. Eh È il sì. ponte che si alza e quindi voglio che questo messaggio sia forte. Noi dobbiamo far sì che il ponte si alzi. Allora il Polesine avrà una marcia in più. Faremo vedere che siamo veramente i polesani che contano. Certo, grazie Rudy, ma io ritornerò, lo sai già, vero? Grazie a te, Gwendalina. A presto, alla prossima. Una buona giornata a tutti i nostri amici di Radio Diva.